detto una cosa che loro hanno scritto, che questa Ninna Nanna ha dedicato a Francesco. Bene, ci spostiamo adesso mano a mano verso il jazz. No, perché il jazz poi è quello che ha fatto conoscere questo strumento come strumento solista popolare. In realtà non è un'invenzione del jazz, esisteva già da tanto tempo prima. Ma quello che ascolteremo adesso è un'opera di un nostro conterraneo, che in realtà è nato a Sabaudia, giovane, si chiama Antonio Fraioli, e insegna a Salerno, eccetera. Adesso ci fanno ascoltare Playing Together, ed è un tentativo, se capisco bene, di mettere insieme la tradizione italiana del saltarello e della tarantella con il jazz. Vediamo che cosa ne esce fuori. Senza direttore, in realtà poi il direttore c'è. Sempre,
però non fanno quello che i direttori normalmente fanno. Adesso l'ultima parte, oh, tra l'altro io devo ringraziarli, perché? Perché in realtà loro si sono dichiarati disponibili a fare questa doppia serata. La doppia serata ha la bellezza di mettere insieme cose diverse, ma ha la difficoltà che poi ciascuno delle due formazioni deve un pochino, no, condensare i tempi, perché altrimenti, quindi loro hanno accettato di poter fare un programma un po' più ridotto, però vedete che suono bellissimo poi tra l'altro, no? Che anche abbastanza inconsueto ascoltare. Adesso ascolteremo tre brani, se non sbaglio, o due, ok. E il primo è uno che mi riempie sempre di gioia, non so per quale ragione, ma è un brano che mi piace tantissimo, si chiama Chattanooga Choo Choo, ed è il nome di una stazione a New York, e in cui il clarinettista che l'ha composto, meglio, l'autore che l'ha composto, Warren Golden, poi c'è un arrangiamento, e utilizzava questa stazione per i suoi spostamenti continui, e quindi adesso ascolterete il rumore del treno, no, che parte. E poi abbiamo invece The Easy Winners di Joplin, sbaglio, no, dico bene, bene, sempre nell'arrangiamento di Leone, e con questo poi un piccolo, vabbè, via. Intanto Chattanooga. Thank you.
Storia della musica di questo paese, non porta solo il cognome, in realtà porta anche l'eredità. Gabriele Coggi. Inversione. In ordine alfabetico? Sì. Bene, Adriano Fabio Testa. Complimenti per aver arricchito la nostra estate, sperando che dal prossimo anno questo calendario così importante possa arricchirsi ancora di più. E veramente un abbraccio forte a questi splendidi ragazzi che ci hanno allietato e che davvero rappresentano una vera e propria eccellenza per tutto il territorio e per la nostra città. Grazie. Tra l'altro vengono dal aver vinto un concorso, chi è che lo ricorda questo? Due concorsi, forza Gabriele, forza. Uno in provincia di Campobasso e l'altro era Città di Greci. Bene.
No, ferma di dentro, dai, fallo vedere, va bene. E poi c'è il privilegio femminile. Vittoria, vieni per favore, così Mario ci immortala tutti. Eccoci qua. Bene. Grazie. Visto che Stefano ha inaugurato in queste serate in maniera molto simpatica la serie degli aneddoti. Vabbè, domani sera. Domani sera avrai. Però qui c'è un aneddoto che mamma, che abitava qui, quindi questa è la mia, nel senso che io sono vissuto qua, sono nato qua davanti, Francesco anche. E, mamma ricordava che i fratelli suonavano nella banda e suonavano il clarino. E allora dice che quando la mia nonna, Alessandrina, la mamma, non cucinava la pasta asciutta ma cucinava il brodo, allora i suoi fratelli si mettevano, lei mi ricorda proprio, seduti là davanti e suonavano la marcia funebre. Col clarinetto. Allora abbiamo ancora uno di questi clarinetti conservati, cioè però era il segnale, no? Era il segnale che non si sarebbero mangiati i maccheroni, ma invece il brodo, che insomma di solito non è una passione dei ragazzi, no? E quindi loro, mamma mi raccontava che il fratello si metteva, pari, quello poi morto anche, si metteva seduto lì insieme con Elio e suonavano questa marcia funebre, accompagnavano la cosa. Poi che ci. No, la marcia funebre no. Però una cosa ce la fate sentire, eh? Vittoria, intanto noi ci trasferiamo adesso, dopo il bis, rapidamente ci trasferiamo a Padre Pio, come diciamo noi, ma in realtà a Piazzale Peppino Impastato, dove ci sarà l'esibizione della Merchant Band. Noi saremo invece al Piazzale Bachelet, che senza è quello sedie, superiore. Le sedie le lasciamo. Le sedie le lasciate qua, non vi dovevo portare la sedia. Anche perché non è una cosa, non è lungo, ma bisogna poi stare nella parte alta per poterlo vedere. Vederlo in piedi. E abbiamo altri quattro appuntamenti. Domani l'Orchestra Sinfonica, siamo Francesco Alvidi, ci porta a Buckingham Palace perché ascolteremo la musica di Giorgio I. Che è re d'Inghilterra dal 1714. La musica che Handel scrive per il corteo sul Tamigi. Quindi ascolteremo questa Water Music, così si chiama.